Eric Bana, nome d'arte di Eric Banadinovic, è un attore australiano. Ha cominciato la sua carriera come comico nella serie sketch comedy Full Frontal prima di ottenere il riconoscimento critico nel film Chopper nel 2000. Dopo un decennio di ruoli in Australia, spettacoli televisivi e film, Bana ha guadagnato l'attenzione di Hollywood, interpretando il ruolo di un sergente americano Delta Force di nome Norman Tutton in Black Hawk Down nel 2001, il ruolo principale di Bruce Banner nel film Hulk nel 2003, del principe Ettore, nel film Troy del 2004, nel film di Steven Spielberg Munich nel 2005, del villain Capitano Nero nel film Fantascienza di Star Trek e nel film drammatico, sentimentale e fantasy Un amore all'improvviso nel 2009. Negli Stati Uniti gli incassi dei suoi film ammontano a più di 1.06 miliardi di dollari, con una media di 62.8 milioni a film. A livello internazionale hanno incassato circa 2.15 miliardi di dollari. Figlio di Eleanor e Ivan Banadinovic, il padre insistette nel fargli continuare gli studi. Quando a 14 anni voleva lasciare la scuola per fare il meccanico. Ha un fratello maggiore, di nome Anthony, di professione banchiere. È cresciuto a Tulle Marine, una zona periferica nella zona settentrionale della città, vicino all'aeroporto internazionale di Melbourne, e ha frequentato la Penlegan Descending Grammar School. Dopo gli studi si cimentò in svariati lavori come operaio, lavapiatti e barman presso il Melbourne S. Castle Hotel, dove inoltre intratteneva i clienti con le sue imitazioni. Venne incoraggiato a coltivare il suo talento artistico, e spronato a fare il comico e si esibì quindi in vari locali della sua città. In un'intervista a Vanity Fair ha confessato che da piccolo il suo sogno era quello di diventare un pilota di auto da corsa. La sua carriera ha inizio nel 1991 dove la sua performance gli fece guadagnare l'attenzione dei produttori, fu invitato a partecipare allo show televisivo Full Frontal, e nel 1996 ebbe un programma a tutto suo il The Eric Bana Show Live che gli permise di diventare uno dei migliori comici australiani. Nel 1997 fa il suo esordio sul grande schermo, con un piccolo ruolo nella commedia The Castle. Ma fu nel 2000 che la sua carriera cinematografica cominciò a decollare, nel ruolo del criminale Mark Brandon Chopper Reed nel film Chopper, dove ingrassò circa 15 kg. Il film fu presentato negli Stati Uniti al Sundance Film Festival del 2001, intanto Bana ricevette il premio come miglior attore protagonista dall'Australian Film Critics e dall'Australian Film Institute, definendo la sua interpretazione in puro stile Actors Studio. Notato da Hollywood, Ridley Scott lo volle nel film Black Hawk Down. Per prepararsi al meglio fu sottoposto a un duro esercizio fisico, per perdere i chili presi nel film Chopper, e si allenò con gli operatori della Delta Force per imparare a sparare e a utilizzare le armi. Seguirono altri impegni tra cui il film australiano The Nugget, Tre uomini e una pepita e il doppiaggio di uno dei personaggi della versione originale del film d'animazione Pixar Alla ricerca di Nemo. La grande opportunità gli venne data dal regista Ang Lee, che lo volle nella versione cinematografica del fumetto Marvel Hulk. Il film ricevette un discreto successo ma la sua prestazione è stata elogiata. Nel 2004 ricoprì il ruolo di Ettore nel Colossal di Wolfgang Petersen Troy, spettacolare trasposizione dell'Iliade di Omero, lo stesso Brad Pitt ha voluto Eric Bana nel ruolo di Ettore dopo aver visto il film Chopper e apprezzando la sua interpretazione. Per il film si è dovuto sottoporre a un duro allenamento fisico, e si è prestato a un severo regime di esercizi e addestramenti per le scene a cavallo e a duelli con spada e freelance. Nel 2005 Steven Spielberg lo ha voluto nel film Munich,
dove interpreta un agente del Mossad, incaricato di rintracciare e uccidere i terroristi ritenuti responsabili del massacro degli atleti israeliani alle Olimpiadi estive 1972. Nel 2006 prende parte al film Le regole del gioco, diretto da Curtis Hanson, in cui interpreta il ruolo di un abile giocatore di poker. Nel 2007 è coprotagonista, assieme a Natalie Portman e a Scarlett Johansson, della pellicola L'altra donna del re, dove interpreta Enrico VIII d'Inghilterra. Nel 2009 fa parte del cast di Star Trek diretto da J.J. Abrams, 11 gradi film della saga, in cui ricopre per la prima volta nella sua carriera il ruolo dell'antagonista, il capitano Romulano Nero, ed esordisce alla regia, realizzando il documentario Lord the Beast, dove ripercorre il suo intenso legame con la sua prima auto, una XB5 con coupé del 1974, acquistata dall'attore all'età di 15 anni per $1,100. Nel 2011 ricopre il ruolo di un ex agente della CIA nel film di Joe Retanna, con Cate Blanchett e Saoirse Ronan, mentre l'anno successivo è protagonista di Legami di Sangue, Deadfall con Olivia Wilde. Nel 2013 diventa il volto del profumo Man Extreme di Bulgari, e recita nel thriller diretto da John Crowley, Closed Circuit, con Rebecca Hall, nei panni di due ex amanti e avvocati. Nello stesso anno prende parte al film Lone Survivor, incentrato su quattro Navy SEAL, che, in missione in Afghanistan con l'obiettivo di neutralizzare un talebano, vengono assaliti da forze nemiche. Nel 2014 è protagonista del thriller soprannaturale Liberaci dal male, diretto da Scott Derrickson, dove interpreta il detective Sarkie che, insieme con il collega Griggs, si trova ad affrontare una serie inspiegabile di atti di follia da parte di tre ex marine nel 2016 e nel cast di L'ultima tempesta la pellicola, diretta da Craig Gillespie, narra l'operazione di salvataggio di una guardia costiera, verso membri dell'equipaggio di due petroliere, utilizzando soltanto due scialuppe di legno. Inoltre è protagonista della commedia special Correspondents, scritta, diretta e interpretata dal comico inglese Ricky Gervais, dove i due si spacciano per corrispondenti dal fronte, trasmettendo false notizie di guerra. Nel 2015 incomincia le riprese del film Il Segreto, accanto a Vanessa Redgrave e Rooney Mara. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale il 10 settembre 2016 al Toronto International Film Festival. Inoltre entra nel cast di Knights of the Round Table, basato sulla storia di Re Artù, dove interpreterà Uther, il padre del leggendario re, che avrà il volto di Charlie Hunnam. L'uscita del film è avvenuta nel maggio 2017. Nel mese di ottobre è stato membro della giuria del BFA London Film Festival, nella sezione ufficiale, presieduta dalla regista Andrea Arnold. Nel 2018 è protagonista, assieme a Cani Britton, della miniserie TV Dirty John, tratta dall'omonimo podcast del 2017 e dove ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo. Nella miniserie interpreta un anestesista dall'oscuro passato. Dal 2 agosto 1997 è sposato con Rebecca Gleason, una pubblicitaria figlia di un giudice australiano, da cui ha avuto due figli, Klaus e Sofia. È un appassionato di corse automobilistiche, e partecipa a vari concorsi di automobilismo in Australia. Nel 2007 partecipò a un rally in Tasmania dove si schiantò con la sua XB Falcon Coupé del 1974, ma né lui né il copilota riportarono ferite. È un ambasciatore per Father Chris Riley S. Charity, che si occupa dei giovani senza tetto, ed è apparso in pubblicità per sostenere l'appello annuale dell'organizzazione. È apparso anche in pubblicità per aumentare la consapevolezza della malattia mentale in Australia. Dal 1995 ha partecipato al Motorcycle Riders Association per raccogliere fondi e giocattoli per i bambini bisognosi.
nelle versioni in italiano dei suoi film. Eric Bana è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.